suo ruolo nel film e l'emozione provata nel girare un film del genere? Beh, bello, molto bello, i poster erano bellissimi, devo dire che è stato fatto secondo me un lavoro molto bello, la ragazza che era bravissima, quindi una esperienza piacevole. Devo dire che mi ha sorpreso, perché vabbè, all'inizio facciamo questa cosa, invece no, sono contento di averlo fatto. Non è una fiction, è un film documentario, che differenza sì, c'è come impatto? Totale, perché la fiction, insomma, ogni tanto qualcuno buona, l'ho fatta anch'io, però sono stato bene. C'erano queste suorine che hanno fatto salti mortali per mettere insieme questi quattro vire che gli servivano per fare insieme. C'era molto carino, molto bene, sono stato contento. Siccome nel panorama delle fiction, dei film televisivi italiani di quest'anno mancava un personaggio che caratterizzasse l'insorgimento italiano, cioè il passaggio dal regno di Napoli e delle due Sicilie al regno sabaudo, e l'abbiamo fatto appunto con Teresa Manganiello, che è stata la testimone della sofferenza, della povertà di quel tempo. Che messaggio lascia? Teresa Manganiello lascia un messaggio innanzitutto di solidarietà, di volontariato, di amore, di pace, e ci insegna a dedicare la propria vita agli altri. Allora, il tuo ruolo nel film, sì, e la difficoltà nell'interpretare questo ruolo e soprattutto un film di altri sapori in tempi di modernità. Beh, assolutamente, infatti è un film dove è un omaggio, dico sempre, insomma, io faccio canonico di cognome, non potevo non partecipare a questo film, è la prima cosa che mi viene da dire. Poi corteggiare una futura santa, voglio dire, diventa ancora più difficile. Sì, il mio personaggio è Peppino, una piccola partecipazione, è un contadino, un ragazzo giovane, fresco, umile, che dinanzi alla bellezza di Teresa non può fare altro che di avvicinarsi, di mandare. Sì, il suo amore è molto, molto pulito, molto delicato, molto platonico, infatti dinanzi a lei quasi si scioglie, perché non sa come esprimere questo sentimento casto oppure, e lei dice che in realtà uno sposo già ce l'ha, che è Cristo, quindi voglio dire, con Cristo. Quindi Peppino che fa? Peppino, di fronte a Cristo tutti facciamo un passo indietro, e quindi, però lei augura molta fortuna a Peppino, quindi Peppino riceve questa forza, questa energia da parte di questa donna, e non lo vede come rifiuto. Questa è la cosa bella, forse, che quello che ho cercato di dare anche al mio personaggio, cioè quello di dare quell'intensità, come non un rifiuto, ma è qualcosa di una persona che è più grande di lui e di qualsiasi altra cosa. Teresa Manganiello è la storia di una santità semplice. Esattamente, sì, l'ho appena detto. Te l'ho detto. Sì. Sì, credo che a quello che ho capito, perché ho visto quasi tutto il film in anteprima. Stupisce che una ragazza semplice e senza grandi stimoli formativi, dal momento che appunto non aveva fatto regolari studi, abbia un'intuizione del rapporto con gli altri così piena d'amore e di dolcezza, per cui non ci sono miracoli, cose eccezionali o comportamenti che dimostrino il miracolo, c'è una beatitudine che è negli atti, nei sentimenti, nella semplicità del rapporto con gli altri, quindi mi sembra che sia questo che viene fuori dal film, in situazioni in cui ci sono magari dei conflitti, in cui in famiglia non è così immediato l'amore per gli altri, ma nel padre però c'è un insegnamento così positivo che rassicura la figlia nella sua istintiva santità, che vuol dire poi semplicemente amore per gli altri, quindi disponibilità ad aiutare i più poveri, e tutto quello che dovrebbe essere nell'indole di ogni uomo, ma che evidentemente è così raro che se poi avviene uno diventa santo. Insomma. Una regia priva di difetti, le ha dichiarato. Anche questo ha dichiarato. Sì. È una regia, sì, non c'è retorica, ci sono dei buoni costumi, dei buoni ambienti, dei buoni dialoghi, poi c'è questa idea dello spostamento nel nostro tempo, come appunto se il racconto derivasse da un giornalista, uno studioso che si interessa della santa e scopre lentamente delle cose che poi diventano episodi e scene in costumi d'epoca,
però non è una ricostruzione da fiction con una invenzione totale, c'è lo sdoppiamento della realtà presente rispetto alla realtà storica, e questo mi sembra una buona... L'avete visto voi il film? Adesso, allora, quando uno lo vede lo capisce. Ma quanto sarebbe importante, se non necessario, riportare quei valori ai nostri tempi? Allora, questa è una formula inutile, perché nel mondo quei valori ci sono sempre stati e ci saranno sempre, ci sono persone buone e persone cattive. Ci sono dei deficienti che mettono le bombe nei cassonetti e fanno morire le ragazze, e ci sono persone che aiutano gli altri, per cui non è che tu puoi pensare, se nel mondo non ci fosse il male, lo stesso Papa avrebbe poco da lavorare. Cioè, il Papa è il primo, mi pare che fosse stato Paolo VI, sostenere che il diavolo esiste. Ora, dal punto di vista tecnico, tu potresti essere il diavolo, per esempio, ma qualcosa poi, qualcuno deve pur farlo il diavolo, no? Allora non possiamo pensare che questo film o l'esempio possano fare diventare tutta l'umanità buona. Certamente alcuni che sono predisposti troveranno nel modello di questa beata, nel comportamento nella sua vita, un motivo per cui ispirarsi, insomma, poi un altro invece non gliene frega nulla. Ma secondo lei qual è il significato della santità nel terzo millennio? Questo è un altro argomento. La santità, no, non c'è la santità, in realtà anche i santi del passato, il tema, eccola qua, come va? La santità, ecco, felice di incontrarvi. La santità nel passato era più facile, perché l'umanità era molto più ignorante e le persone che erano disponibili per gli altri interrompevano il ritmo di società violente in cui le persone erano tenute come fossero cose, e quindi l'idea che l'amore si diffonda fra le persone è un antefatto della democrazia. Nel nostro tempo la democrazia, i partiti, le conquiste sociali hanno sostituito l'azione benefica delle persone che si dedicano agli altri, e quindi è difficile parlare di santità. Oggi un santo che fa miracoli come San Francesco è difficile immaginarlo, perché siamo diventati più, non più scettici che forse, ma abbiamo un rapporto diverso con il soprannaturale, per cui è tutto impossibile da dire. Oggi il fatto che sia abbastanza recente questa santa, e che sia una santa che potrebbe essere nostra bisnonna, la rende già più umana, perché è una santa di tempi che possiamo misurare. Un santo del 200, del 300, del 400 è il santo di un mondo talmente diverso dal nostro, che forse che un uomo fosse buono era una cosa talmente straordinaria che diventava santo, insomma. Quindi è difficile parametrare la santità con i nostri tempi. Insomma, intanto bisogna comportarci bene, essere onesti, avere, insomma, ognuno fare quello che può fare, facendolo bene. Di ragazze, era ragazze sante. Esatto.